Assessore Malaspina, dopo questi primi incontri, quali sono le valenze politiche più importanti usciti da questi dibattiti? C'è stato un lungo negoziato che abbiamo portato avanti, speriamo che si concluda nel prossimo incontro, il mercoledì 18 dicembre, che abbiamo a Roma, sia come tavolo tecnico che come tavolo politico con gli assessori di tutta Italia, per la definizione del primo pilastro. Speriamo che si arrivi ad una soluzione equilibrata per quanto riguarda tutte le regioni d'Italia. Per questo ci batteremo. E per quanto riguarda le proposte che ci vengono dal MIPAF, siamo tutti d'accordo nel lasciare le competenze alcune competenze direttamente al Ministero, come ad esempio la rete rurale nazionale per un costo di 87 milioni di euro, la gestione del rischio in agricoltura per 1.600.000 euro, la biodiversità animale e il piano di irrigazione. Queste resteranno come competenza del Ministero. Questa sera ci sarà un ulteriore proficuo incontro dove ascolteremo le proposte di tutti, perché vogliamo arrivare ad un nuovo PSR più ampiamente condiviso, e soprattutto stiamo individuando quelle che sono state le criticità del vecchio PSR per cercare di superarle nel nuovo. Nel nuovo PSR ci sarà grande attenzione per le filiere, soprattutto le filiere corte, una grande attenzione per i giovani, per la ruralità e per la ricerca e l'innovazione. E una novità, vorremmo inserire anche alcune misure che ci aiutino alla manutenzione, diciamo manutenzione tra virgolette, del suolo per prevenire i rischi del dissesto idrogeologico.